Una nuova alba. Provo subito dei tuffi all'aspetto in medio fondale. Mi arrivano due dentici. Allineo il fucile. Primo pesce a bordo. Non è un pesce enorme, ma un pesce sul chilo, che non dispiace. Mi sposto di una ventina di metri. Vedo solo dei saraghi, tra cui qualcuno sparabile. Ci riprovo. Con un bel tiro KO metto il secondo pesce in carniere. Oggi sono in compagnia di Vito Giotta e Luigi Sonnante. Ci spostiamo più a largo e vedo un bel sarago pizzuto. Provo a catturarlo con un tiro in caduta. Primo sarago pizzuto a bordo. Continuo con i tuffi e scorgo due sarghi maggiori sul grotto. Provo il tiro, ma non va a segno. Vedo un altro pizzuto in lontananza. Mi lascio cadere sul fondo ed eccolo che arriva. Secondo pizzuto a bordo. Ci spostiamo in un'altra zona. Mentre faccio una planata, mi passo un sarago maggiore da sotto. Lo seguo ed effettuo un tiro da dietro. Questo fucile mi sorprende sempre, mi dà la possibilità di fare dei tiri pazzeschi con una precisione incredibile. Altra planata e altro pizzuto. Mi giro intorno. Ed infine si avvicina a tiro.
Sembrerebbe la giornata di Pizzuti oggi. Che spettacolo! Ci spostiamo ancora più fuori, sui 22 metri. Noto subito due dentici e qualche bel sarago. Li seguo. Piccolo richiamo. Ed eccolo. Tiro ben piazzato e preciso. Il tempo a disposizione è quasi terminato. Mi lascio trasportare dalla corrente e provo l'ultimo tuffo. Ed ecco che si materializza un altro bel sarago pizzuto in tutta tranquillità. Mi gusto la sua eleganza ed infine premo il grilletto. Altro tiro senza storia. Tornando al varo, Vito vuole visitare una tana. C'ho la tana con il grande barcaiolo Luigi. Non distoglie lo sguardo verso il GPS. Ecco Vito che fa gli ultimi respiri. Si concentra. Analizza tutta la tana, l'entrata. Partiti. Purtroppo non c'era nulla e ce ne torniamo a casa soddisfatti e felici. Oggi è stata la giornata dei saraghi pizzuti. O non ne vedi uno o sono loro i protagonisti di una giornata come questa. Il mare è bello anche per questo. Ti devi adattare giorno per giorno in base alle condizioni. Grazie per la visione. Vi aspetto al prossimo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento per supportarmi e darmi la giusta motivazione per continuare a condividere altre avventure con voi. Ciao!